E finalmente ci siamo arrivati, caro Teo. Io probabilmente più di tanti altri so bene quanto tu tenevi a questo traguardo, sappiamo bene entrambi che questo non è altro che il frutto di almeno un anno di lavoro, un lavoro assiduo, un lavoro costante, dovuto soprattutto alla tua passione e diciamo alla tua voglia di fare video. Veramente penso sia qualcosa di eccezionale. Vabbè, ma adesso basta con le smancerie, passiamo al video. Matteo, Akamatus per come lo conoscete voi, fondò intorno al 2013 altri canali, uno in cui portava montaggi di code e successivamente un canale con un altro nostro amico che si chiamava Brothers Matt. Successivamente a questi due canali, il cui progetto poi rimase un po' campato in aria, ci fu il reale inizio della sua carriera su YouTube con Mattus HD Pro, fondata appunto il 10 agosto 2014. Su questo canale portò da subito serie di vario genere, sempre riguardo appunto il format di FIFA, che è il format che continua a portare ancora oggi. Era una delle serie abbastanza divertenti, si vedeva da subito la sua volontà di fare video e la sua passione. Purtroppo però quel canale gli fu chiuso per uno strike di copyright indovuto e molto ingiusto. Ho pagato 14.000 crediti. Se volete partecipare anche voi a un mio Pink Slips, basta che mettete like. Ma lui, non mollando la sua passione, decise di fondare Mattus FIFA HD il 4 maggio 2015. Con questi tipi di carte. Da lì ricominciò subito a fare video con costanza e sempre con maggiore impegno, e migliorando nell'editing, nel commentary, iniziò a portare video sempre nuovi, ideando serie diverse, riportando più spesso la carriera, riportando più spesso foot, riportando più spesso i contest, e questo diciamo rappresenta anche un po' il contatto che c'è con i suoi fan e il modo di stringere proprio quelle persone che lo seguono. E dopo tantissimi video, dopo una costanza incredibile, perché ragazzi, portare un video al giorno per uno youtuber così piccolo non è cosa da poco, cioè un video al giorno lo portano i big, lo portano quelli che hanno almeno 100.000 iscritti, e ciò appunto da questo si deduce soprattutto l'impegno che c'è dietro e tutta la voglia di fare. Possiamo dire che il botto l'hai fatto su FIFA 16, caro Teo, perché alla fine è proprio su FIFA 16 che hai iniziato a portare le tue partite più divertenti, sei diventato un po' l'aneddoto di FIFA, il caso umano d'Italia su FIFA, perché diciamocelo, perdere al 90esimo ogni partita di ogni singolo video è una sfida che pochi youtuber al mondo sono riusciti a fare. La simpatia è, diciamo, quello che secondo me ti lega per lo più ai tuoi fan, o che meglio, il motivo per cui i tuoi fan continuano a seguirti. Sta proprio nel fatto che tu sia una persona folle, sei una persona che riesce al di là del risultato, durante il match, al di là di quello che succede nel video, riesce sempre a strappare un sorriso e a farci fare una risata. E questo penso sia il motivo principale per cui hai raggiunto questo traguardo oggi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Non era nulla di troppo grande, non è un video lunghissimo, si tratta di un video abbastanza corto, anche perché doveva essere una sorta di history del canale, un po' un recap di quello che ha fatto Teo in questi anni. Ci tenevo a farlo io anche per esprimere la mia opinione nei suoi confronti, per dirgli quanto veramente mi abbia insegnato, quanto l'impegno e il lavoro venga ripagato poi nel tempo. Penso veramente sia una persona fantastica, al di là di YouTube lo conosco, è veramente un ragazzo col cuore d'oro e so che continuerà a fare tutto ciò per passione, e gli auguro sempre il meglio per il futuro. Quindi, se vi va ragazzi, lasciate un bel like a questo speciale, continuate a supportarlo perché veramente se lo merita. Caro Teo, ancora auguroni e ci acchiappiamo presto. Ciao! Oh, it's such a shame.